Infermieri dell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno in stato di agitazione. Lo conferma attraverso una nota ufficiale il sindacato Nursing, che ha sottolineato la grave situazione in cui versa tutto il comparto. Nursing, attraverso il segretario provinciale Pasquale Picariello, ha denunciato l'immobilismo che sta creando una fase di mancate risposte a cittadini e utenti e soprattutto una gestione compiacente verso politici o la rinuncia della gestione dell'azienda per compiacere qualcuno o qualcosa. Denuncia gravissima quella di Picariello e di Nursing. Nel documento il sindacato parla apertamente di disattenzione mostrata dalla Regione Campania in merito alle problematiche della sanità pubblica della provincia di Salerno e l'inerzia dei direttori generali dell'azienda ospedaliera, oltre che una mancata organizzazione dei servizi sanitari rispetto alle reali esigenze dell'utenza. Manca poi anche un'attenzione nei confronti dei lavoratori, dai fondi contrattuali al coordinamento. C'è una mancata volontà di definizione delle dotazioni organiche minime delle varie strutture con relativo demansionamento degli infermieri, OSS e coordinatori, oltre alla stagnazione praticamente totale dei ruoli che impedisce stati di avanzamento. Chiamato quindi in causa, ovviamente, il presidente regionale De Luca, che con le ultime disposizioni del governo è anche commissario regionale per la sanità. Nursing, tra l'altro, ha già annunciato che parteciperà a tutte le iniziative a sostegno dello stato di agitazione, in attesa che giungano vere risposte dalla regione e gli altri soggetti interessati dal problema.